Seconda edizione del premio organizzato, promosso da ANSMES, domenica 4 settembre alle 11 al Circolo Artistico. Un importante personaggio del ciclismo sarà presente e verrà premiato. Un'icona dello sport delle due ruote, Franco Pitossi, che chi ha la mia età o comunque appassionato di questo sport ricorderà benissimo. Un grande campione, un uomo che ha vinto tante corse, due giri di Lombardia, maglia verde al Tour de France, al quale però un certo giorno, il 6 agosto di 50 anni fa, a Gap sfuggì il coronamento di una carriera meravigliosa, arrivando secondo a quel campionato del mondo, beffato proprio agli ultimi metri per l'appunto da un altro italiano, una cosa diciamo singolare, però vinse Marino Basso e Franco Pitossi arrivò secondo. Il nostro premio si chiama Quando la bravura supera la ricompensa sul campo e vuole andare proprio a ricordare imprese memorabili che però non riuscirono ad essere coronate al 100% come avrebbero meritato. Un'iniziativa che unisce sport e cultura, così l'ha definita in conferenza stampa. È importantissimo oggi per lo sport la tecnica, l'allenamento, la preparazione, ma mentalmente è molto importante anche conoscere la storia dello sport e campioni del passato. E quindi è un'iniziativa veramente lodevole e il Comune chiaramente è al fianco di ANSMES anche questa volta. L'incontro sarà moderato dal giornalista Fausto Sarrini, esperto di ciclismo. Pitossi, quando partiva nel finale, non lo riprendevano mai. L'unica volta che l'hanno ripreso, poi in pratica l'ha superato uno solo, è stato Basso, in quell'occasione praticamente a 2 metri dall'arrivo. È un episodio che è rimasto nella storia dello sport, non solo del ciclismo. L'iniziativa sarà arricchita dalla presenza di numerosi volumi dedicati alle due ruote, facenti parte della collezione esposta alla Biblioteca del Ciclista di Castiglion Fiorentino, ideata da Vittorio Landucci.